Ed eccola qui finalmente la nostra Ultra Premium dedicata ad Arceus. Sì, ma che delusione. Ciao ragazzi, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Mi raccomando, prima di incominciare questo video, io vi invito come al solito a lasciarmi un bel like di supporto e se vi piacerà questo contenuto, vi chiedo anche di lasciarmi l'iscrizione. Grazie mille. Ebbene sì, ragazzi, dopo gli spoiler di qualche giorno fa è doveroso un attimo soffermarci sulla nuova Ultra Premium dedicata ad Arceus. Se vi ricordate bene, settimane fa vi avevo detto che sarebbe stata veramente una collezione incredibile, ma mi tocca rimangiarmi tutto. Infatti, dopo gli spoiler c'è stata una delusione unanime verso chi colleziona le carte Pokémon, perché veramente ci si aspettava tantissimo da questa Ultra Premium. Io in primis mi aspettavo tantissimo, ma purtroppo le aspettative sono state letteralmente deluse. Questo perché? Andiamo a scoprirlo. Allora, innanzitutto partiamo un attimo da una descrizione molto veloce, così possiamo poi analizzarla e giudicarla. Poi, logicamente, giudicarla nei miei gusti. A molti magari può piacere, a molti invece no. Allora, la Ultra Premium di Arceus uscirà il 16 di dicembre, quindi verso la fine dell'era spada e scudo. Costerà 99 dollari in America e in Inghilterra e a quanto pare sarà un'esclusiva GameStop. Non sarà distribuita quindi in altre piattaforme se non all'interno dei negozi di GameStop o nel loro sito, quindi super esclusiva. Questa sinceramente non me l'aspettavo, ragazzi. Pensavo fosse un prodotto distribuito comunque a tutti, invece è un'esclusiva. E si sa che le esclusive fanno sempre cacare quando sono quelle del GameStop. Comunque, ragazzi, c'è un piccolo trafiletto non da trascurare, in cui il sito dove ci viene spoilerata la Ultra Premium di Arceus ci dice che uscirà anche una collezione Arceus V-Star Premium che sarà un'esclusiva Amazon. Quindi uscirà probabilmente un'altra versione di questa Ultra Premium, presumo con lo stesso identico contenuto, però di Amazon. Il packaging a questo punto penso sia totalmente diverso, come è successo con la collezione dedicata sempre al 25esimo anniversario, uscita solamente su Amazon. Se il contenuto dovesse essere praticamente uguale, come presumo che sia, è comunque una notizia di veramente poco conto. Per quanto mi riguarda, il packaging è davvero molto bello, particolare. Mai vista una cosa del genere. Hanno comunque avuto delle buone idee nel costruire la premium in generale per quanto riguarda il packaging, che non mi dispiace assolutamente per nulla. Il problema fondamentale di questo prodotto è il suo contenuto, che è veramente molto scarso di idee. Perché? Allora, innanzitutto andiamo a vedere cosa abbiamo all'interno di questa premium. Abbiamo addirittura 4 pacchetti di Brilliant Stars, 4 pacchetti di Astral Radiance, 4 pacchetti di Lost Origin e 3 pacchetti di Vivid Voltage, per un totale di 15 pacchetti. Oltre a quello abbiamo un bellissimo playmat che veramente apprezzo moltissimo, una moneta da gioco, 6 dadi, ancora sto pennarello acrilico V-Star che qui io non vedo per fortuna, anche perché veramente mettere pennarelli all'interno delle collezioni mi triggera alquanto, il codice da utilizzare nell'online e adesso passiamo alle promozionali. All'interno di questa collezione hanno deciso di inserire due carte metalliche, come è successo nella Ultra Premium del 25esimo anniversario, e hanno pensato bene di inserire delle ristampe di carte di Arceus già uscite, ovvero questo Arceus V, che in questo caso sarà in versione metallica, e l'Arceus V-Star, anche questa, come quella precedente, in versione metallica. Carte che già esistono all'interno del set di Aste Lucenti, che però hanno parecchio deluso i collezionisti in generale. C'è da dire che queste carte sono state utilizzate moltissimo nel competitivo, quindi è anche giusto dedicargli comunque una premium, perché alla fine dei conti, pensiamoci bene, ragazzi, Pokémon è nato più per il competitivo, anche per il collezionismo, sì, ma più per il competitivo. Quindi questo è il contenuto che ci aspetterà all'interno di questo prodotto. Quali sono i punti deboli, ragazzi, di questa collezione? Praticamente tutto. Se ci stiamo a pensare bene, i pacchetti all'interno di questa Ultra Premium sono davvero scarni. A parte per Brilliant Stars e Lost Origin, tutto il resto è praticamente patta. Quindi metà
della premium è già da buttare per quanto mi riguarda. E Brilliant Stars e Lost Origin, essendo espansioni molto comuni in questo momento, non arricchiscono più di tanto questo prodotto, che io inizialmente pensavo uscisse con un'espansione totalmente speciale e celebrativa. Invece non è stato così. Ed è per questo che io la collezione, la Ultra Premium di Arceus, l'avevo catalogata come prodotto dell'anno. Ma a questo punto lo mettiamo proprio sul basso fondo. Altra cosa davvero poco interessante sono le promozionali, che sì, sono quelle più iconiche, magari più giocate nel competitivo, però santo iddio, si potevano impegnare un po' di più. Avrebbero potuto mettere anche questo Arceus V. E questo Arceus VMAX non in versione metallica, ma magari shiny, avrebbero reso molto più appetibile questo prodotto che in questo momento invece è considerato ben poco dalla community in generale. E comunque non ha neanche un prezzo così basso, cioè costa sui $100, è abbastanza altino come prezzo, tralasciando il fatto che le altre Ultra Premium costano molto di più, ma questa non ha niente. Non ha niente che possa invogliarti a comprarla, a meno che tu non sia un malato di competitivo, per dire, ma magari neanche per loro è così eclatante. Questa è una Ultra Premium che io metterei, accosterei vicino a quella di Zacian e Zamazenta, che praticamente non si è cagato nessuno. Nonostante abbiano avuto comunque al loro interno delle promozioni Black e Gold di Zacian e Zamazenta, il livello è praticamente lì. Pacchetti defecanti, promozionali defecanti. Unica cosa bella è il packaging e il tappetino a questo punto. E come vi dicevo prima, ragazzi, io mi aspettavo un finale col botto. Cioè, l'era Spade e Scudo, secondo me, doveva terminare con questa premium e con una espansione celebrativa. Questo, ripeto, avrebbe reso veramente la premium di Arceus il prodotto dell'anno. Comunque, se siete intenzionati a comprarla e se vi stesse chiedendo se uscirà in italiano, presumo e penso proprio di sì. Sul sito non c'è scritto esclusiva americana, canadese o inglese, quindi presumibilmente le vedremo anche in versione italiana e nei nostri GameStop il 16 di dicembre. Sinceramente non so quando partiranno i preordini, ma essendo stata spoilerata penso fra poco, al massimo fra poche settimane. Non so sinceramente quanto potrà vendere un prodotto del genere, però pensandoci bene, se in veramente poche persone andranno comunque a comprare la tenere in collezione, potrebbe diventare inevitabilmente un prodotto interessante da avere sì in collezione. Io sinceramente non ce li butterei per il prezzo in questo momento. Però ripeto, potrebbe diventare un pezzo abbastanza interessante. Anche perché, paragonandolo come ho fatto prima alla Ultra Premium di Zacian e Zamazenta, quelle sono abbastanza cresciute di prezzo. Non di moltissimo, come può essere una banalissima Ultra Premium del 25esimo anniversario, ma un pelo sono cresciute. A questo punto, ragazzi, io sono del pensiero che non ci si debba avere più dei freni per quanto riguarda l'acquisto della Ultra Premium di Charizard, che è nettamente superiore in qualsiasi aspetto a questa premium di Arceus. Quindi, se in qualche maniera vi avevo fermato qualche settimana fa con dei video riguardante questa premium, ora vi dico no, ragazzi, puntate assolutamente su quella di Charizard, anche se è un consiglio abbastanza inutile da darvi perché ho visto che moltissime persone si sono buttate a capofitto su quella premium e hanno fatto letteralmente bene. Anche se a quanto pare sarà una premium abbastanza distribuita. Dovrebbe avere una risonanza maggiore rispetto a quella del 25esimo anniversario, che aveva meno copie, molto probabilmente. Quindi se ancora dovete cercare la Ultra Premium di Charizard, niente panico. Secondo me uscirà fuori. Comunque, ragazzi, questo è il mio personale pensiero. Mi piacerebbe sapere qui sotto nei commenti invece voi cosa ne pensate di questa premium. Vale la pena comprarla e tenerla in collezione? Vale la pena aprirla magari per quel bellissimo tappetino e un po' meno forse per i pacchetti? Voi cosa farete? La preordinerete? Insomma, lasciatemi un vostro pensiero, un commentino qui sotto. Per quanto mi riguarda, ragazzi, questo sarà per me un prodotto che eviterò. Non andrò assolutamente a tenerlo in collezione. Molto probabilmente, se mi girerà male, magari ne aprirò una qui sul tubo, giusto per esaminarla, guardarla insieme a voi. Anche per guardare le carte metalliche, che sì, sono defecanti, ma giusto per curiosità, dagli un'occhiata, insomma. Ragazzi, con questo è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciatemi un bel like di supporto se vi è piaciuto questo video, fra molte virgolette, analisi. Lasciatemi anche l'iscrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ah, mi raccomando, guardate anche questo, che potrebbe essere molto interessante. Ciao!